Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Loletta 5 Channel. Come vedete ho sempre la stessa felpina perché è la stessa giornata della Befana in cui ho girato ben 3 video, sia questo è il terzo, ma siccome oggi mi va di andare a fare parodie, ma perché non sto facendo una mazza, perché durante le feste sono sempre a casa a tagliarmi le vene, quindi almeno rendo la mia vita utile facendo i video, quindi e regalando qualcosa al mio prossimo. Allora, in questo video vi farò vedere come io prenderò questa volta in giro la parodia delle chiese, ossia delle alcune determinate e particolari tipi di chiese e la loro impostazione molto religiosa affissa, così o così, come la chiamo io, cioè, o almeno nella mia chiesa è così. Sigla. Io entro in chiesa e mi siedo e aspetto che inizia la messa, ovviamente. Ad un certo punto sento una specie di ronzio che non si capisce bene se sia una zanzara o una bombola del gas che sta per scoppiare, però fa tipo così. E mio padre ci giriamo a volte sconvolti, che facciamo, non lo so, da soffitto non c'è niente, sotto, forse l'Isis, ed è praticamente il sacerdote, che dalla stanza accanto, cioè lui non c'è, ma c'è Dio, praticamente, proprio. L'altare all'improvviso diventa un palcoscenico, e questi sono i tipi di sacerdoti che io non ammiro affatto, anzi, tutto al contrario, ovviamente non farò nomi. Chi vuol capire capisca. Via. In piedi. E tu rimani così? Seduti. In piedi. Seduti. In piedi. Seduti, seduti, in piedi, in piedi, seduti, seduti, in piedi, in piedi, in piedi, seduti. Oh! Ad un certo punto mi assetto, dico basta, a me non frega niente, e che manca palestra, in piedi seduto, e che è un step. Cioè ragazzi, quando faccio attività fisica la faccio più in chiesa che in palestra. Cioè il mio sacerdote dovrebbe essere un coach a livello fisico e non un sacerdote. A parte la bombola del gas e a parte la palestra, inizia la messa, inizia lo spettacolo. Siamo fuochi d'artificio. Au! A un certo punto si mette il suo saio col fascio e iniziano le tonalità di voci paurose. Scusate, fate quello che questa è la Bibbia. E inizia. E allora il Signore disse: se è un vostro fratello più piccolo, se voi fate del male, sarà peccato capitale. E poi dovete ubbidire alla parola del Signore, perché se voi non lo fate andrete tutti all'inferno. Cioè delle tonalità di voci bestiali, io sono così tipo tipo proprio paura, c'è proprio telecamera, grazie, c'è proprio salto in aria. E poi se non ci vai da molto tempo ti guarda storto. Poi ci sono le pause, no? Come tutti i grandi spettacoli teatrali, ci sono i fine primo, secondo tempo, fine primo atto, inizio secondo, no? E c'è lui messo così. Non muove la testa per non far capire, però i suoi occhi sono zoomati, sono esattamente in questo modo. E fa così all'incirca per un quarto d'ora? Cioè tu rimani seduto a guardare lui che fa così, e lo fa sempre, in ogni santa messa. Anche Gesù da là solo fa. Cioè è messo in crocifisso e dice, ma che sta fanno? Però, poi c'è il pezzo bello che è quello, tipo la vita è così, come una scatola di cioccolatini, so, poi alla fine inserisce in qualche modo almeno un pezzo di parabola. Però appena c'è un bambino
I bambini. E inizia di nuovo la bombola e tu dici, forse sta buttando il gas soporifero. Invece è così, non vuole che i bambini gridano, né i piccoli, che camminano. Meno male che Gesù disse, lasciate che i bambini vengano a me. Cioè, sì, tutti dovrebbero fare la stessa cosa, invece completamente no. E poi la cosa che mi diverte di più, a parte che io e mio padre siamo molto simili, cioè questo ci facciamo a tenere delle risate, io non, con questo video parodia, attenzione, è una mia personale parodia per rendere la cosa un po' più leggera. Io sono credente, non credo molto alla chiesa, in questa chiesa, però forse sono iniziato a credere a un altro tipo di chiesa e di stile diverso, che sono i francescani. Lui non è francescano, non ha l'impostazione francescana, quindi è sacerdote come potrebbe essere un impiegato del comune. Cioè lui lo fa come mestiere, come lavoro, per i soldi, perché aprite le vostre menti, sappiate che tutti i sacerdoti prendono soldi al mese. Ok, detto questo. Poi c'è la parte finale, in cui lui dice, allora, se qualcuno di voi è interessato, alla fine troverete nell'info box praticamente tutti i giornaletti della nostra parrocchia e soprattutto troverete anche tutti gli appuntamenti. Mi raccomando, alle giovedì alle 21 su Italia 1. Sì, vabbè, ma che sta a fa? Oppure quando sono feste, guardate lì che vengono le feste, le caramelle, cioè, ma proprio pubblicità. Cioè, c'è tutto, tu vai là e cioè, tu guardi uno spettacolo con le varie pause e le pubblicità nel mezzo, cioè c'è tutto. La messa non deve essere fatta in questo modo, ma infatti alcuni sacerdoti che sono venuti ad ascoltare la sua messa lo prendono anche un po' in giro, dicendolo che è un tipo molto schematico, ma è vero. La messa deve un qualcosa che venire dal cuore, ok? Il Vangelo, la lettura, ci può stare 2-3, non 40 minuti su una lettura e c'è troppo. Cioè Gesù non aveva nulla scritto, gli fece tutto cose scritte dopo. Cioè era tutto che partiva dalla sua testa e dal suo cuore, senza nessun foglio davanti, dovrebbe essere fatto così. O almeno io, attenzione, un video riguardante personale, non la prendete a male, non scrivete sotto commenti negativi, non segnalatemi perché è soltanto la realtà e lo sappiate anche voi, e lo sapete anche voi, è una mia opinione personale di quello che io percepisco. Sono una persona, per chi mi conosce, molto sensitiva, vado ad aure, se una persona mi colpisce o meno, di chi fidarmi o meno, vado ad aure, sensazioni e ed emozioni. Questo è quello che mi trasmette lui, e non è quello che dovrebbe essere. Vabbè ragazzi, con questo video un po' amareggiato, divertentoso, vi lascio e finisce così questa mia puntata. Vi aspetto per un nuovo video, una nuova puntata, e a scoprire insieme il favoloso mondo degli esseri umani. Iscrivetevi alla Loletta 5 Channel, sotto nel box troverete tutto. E niente, mettete mi piace, grazie per aver visto questo video e per i nuovi iscritti, se ci saranno mai. In più, non so quando metterò ovviamente tutta una serie di video e questi video stessi. Io vi ringrazio tantissimo per continuare a vedermi e a vederli così nudi e crudi, nonostante che sono passati ben quasi 8 mesi, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, scusate, 9 mesi dal mio computer portatile che è morto, e quindi mi piacerebbe davvero montarli bene i video come facevo una volta, o pseudo una volta, ma purtroppo per ora non è possibile perché non avendo i soldi, non avendo un lavoro, non avendo i soldi non posso acquistare nulla, e anzi che questa telecamera che è il mio supporto in caso in cui avremo momentaneamente la reflex, e poi mi piacerebbe davvero di comprarmela di nuovo in HD. Va bene ragazzi, vi saluto, vi mando un bacio, un abbraccio coccoloso, non arrendetevi mai, la storia continua. Ma è una gioia. O forse sì. Mamma diceva che i miracoli esistono tutti i giorni. Alcune persone non ci credono, ma io dico che è così.